Grazie Presidente. Io mi associo alle dichiarazioni di tutta l'Aula perché qui in pratica con questa mozione abbiamo espresso all'unanimità una volontà politica che è quella appunto che è stata ribadita dai consiglieri che hanno fatto l'intervento, quindi far sì che Pharmacup resti pubblica e far sì che Pharmacup risulti efficiente e abbia un piano industriale credibile. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati tutti, ma io dirò di più, in commissione oggi congiunta politiche sociali e bilancio abbiamo affrontato proprio il problema dei bilanci non ancora approvati e ci siamo impegnati di fare un'ulteriore commissione per monitorare, quindi dare delle scadenze ben precise all'assessorato affinché appunto si attivi subito questo processo di approvazione dei bilanci, perché senza l'approvazione dei bilanci non riusciamo né a pianificare un piano industriale e né a valorizzare questa azienda. Quindi i presupposti ci sono tutti. È logico che se minimamente vediamo che non ci si attivi in questo senso, poi prenderemo ciascuno per le proprie, in piena autonomia, prenderemo dei seri provvedimenti. Grazie. Ah, comunque votiamo favorevolmente, logicamente. Grazie.